Scusate, ma ci tenevo a precisare anche alcune altre cose. Innanzitutto volevo dire che a livello cittadino si è deciso di realizzare un regolamento più dettagliato per diversi motivi. In primo luogo sono le consulte stesse che hanno chiesto all'inizio un documento di dettaglio a garanzia di una maggiore omogeneità. In secondo luogo, molti aspetti che in apparenza sembrano secondari in realtà sono dirimenti per evitare una serie di criticità e distorsioni che possono presentarsi se non vengono normate oppure se vengono normate in modo sbagliato. Questo per giustificare un regolamento così di dettaglio. Poi ci tenevo un pochino a fare un excursus su quello che è stato il processo di consultazione, ma non tanto per me, anche se ringrazio ovviamente tutte le persone che lo hanno apprezzato, ma per quanto riguarda le persone che hanno partecipato agli incontri in questi 2 anni, sono state sempre presenti nonostante le numerose difficoltà della vita quotidiana di queste persone, perché conosciamo tutti quali sono nel mondo della disabilità. Quindi io ci tengo anche a fare onore a quello che è stato il loro contributo. Quindi nel tempo si sono susseguiti diversi incontri in cui si sono approfonditi appunto molteplici aspetti e criticità rilevati da questi soggetti a cui ho accennato, che sono di fatto gli attuali rappresentanti delle consulte per i diritti con le persone, delle persone con disabilità, sia a livello cittadino che municipale. Nei vari incontri ho riscontrato diverse visioni rispetto al funzionamento di tali organismi e questo chiaramente ha comportato un lavoro molto più complesso nel trovare quella mediazione di cui hanno parlato anche altri miei colleghi. Quindi ci sono stati numerosi incontri e il regolamento poi è stato protocollato a settembre 2019. Subito è stato convocato un incontro con tutti i rappresentanti delle consulte che hanno partecipato, tutti numerosi, e avevano anche già fornito una serie di osservazioni. Queste osservazioni andavano in una direzione diversa rispetto a quello che era l'impianto che io avevo presentato, soprattutto diciamo, per la maggior parte delle consulte, alcune diciamo, in numero minore, invece erano abbastanza d'accordo con l'impianto. Della delibera. Quindi chiaramente io ho ritenuto di dover mettere in discussione quello che avevo protocollato, sia sì per un fatto anche di maggioranza, per carità, è giusto che se la maggior parte delle consulte non sono d'accordo, di fatto è lecito fare questo passaggio di apertura, ma anche perché veramente nelle loro motivazioni mi hanno convinto di queste modifiche, che poi ho riportato negli emendamenti che ho presentato. Quindi, come dicevo, ci sono stati questi incontri e subito a seguire sono partite le commissioni convocate dalla Commissione Politiche Sociali di Roma Capitale. Le commissioni sono state 5, quindi ci sono state numerose commissioni. Nella prima io ho presentato delle slide, tutti ricorderanno le mie infinite slide, dove comunque ho illustrato questo regolamento e ho messo a confronto le due ipotesi, quella che è contenuta nel regolamento e quella sollecitata da questo, diciamo, numero maggiore di consulte. Ho chiesto alle consulte proprio di aiutarmi a superare però le criticità che quello che loro mi proponevano di fatto generava. E devo dire che questo ci tengo proprio a dirlo. In alcuni sporadici casi io ho avuto delle chiusure, degli atteggiamenti poco costruttivi, questo mi sento di dirlo, ma nella maggior parte dei casi, veramente, soprattutto dalle consulte municipali, io ho avuto veramente un confronto a volte acceso, anche animato, ma veramente costruttivo. E questo dialogo mi ha poi portato appunto a mettere in discussione il lavoro che io avevo portato e andare ad eseguire queste modifiche. Nel corso delle commissioni, quindi sono stati affrontati tutti questi aspetti, sono state ascoltate le osservazioni delle consulte, questo ovviamente è tutto riportato nei verbali, ma anche degli organi amministrativi municipali. Ci tengo a riconoscere anche questo. Abbiamo ricevuto veramente tantissime osservazioni dalle amministrazioni municipali, osservazioni di principio, osservazioni di dettaglio, osservazioni che ci aiutavano veramente ad andare ancora più a fuoco su alcuni aspetti che magari invece non erano emersi nei precedenti incontri. Questo, diciamo, mi ha fatto capire che probabilmente c'è già un dialogo in ogni municipio, almeno per quelli che hanno la consulta, che come diceva il consigliere Figliomeni, non tutti i municipi hanno questa consulta, che evidentemente per quelli che la hanno c'è un buon dialogo, c'è comunque un'interlocuzione e questo appunto ha creato questa sinergia.
Per cui di fatto poi sono arrivate queste osservazioni costruttive. Io devo dire che mi sono presa altro tempo, nonostante le consulte mi chiedevano da tempo di portare la riforma il prima possibile, perché ce n'era veramente un gran bisogno e come ho detto prima la richiesta è venuta principalmente da loro e io di fatto appunto ho cercato di andare incontro a questa esigenza. Quindi da quel momento appunto come dicevo quello che ho fatto non è stato altro che andare ad analizzare ogni singolo punto, veramente io non ho tralasciato nulla di quello che mi è stato, che mi è arrivato. Ho avuto osservazioni, commenti veramente riga per riga al regolamento. E quindi ecco, io tutto quello che potevo includere, quello che potevo modificare, devo essere sincera, l'ho fatto. Il resto, diciamo, chiaramente non l'ho fatto perché andavo proprio a minare. Quindi, diciamo, la coerenza secondo me intera del regolamento che si basava comunque su dei principi che di fatto sono stati per me sempre il faro che hanno poi, mi hanno aiutato nel portare avanti questo lavoro. Gli emendamenti quindi che sono scaturiti sono stati poi da me presentati nell'ultima commissione di febbraio, poco prima del lockdown, e c'erano anche consiglieri di opposizione chiaramente. E quindi mi sembrava che sinceramente da alcuni almeno che ci fosse una buona apertura rispetto a questo regolamento, pur con le visioni diverse che sono state espresse dai miei colleghi in precedenza rispetto soprattutto alla presenza di singoli in consulta cittadina. E ci tengo a dire che di fatto la modifica contenuta nell'articolo 11, quello che riguarda il registro dei cittadini, deriva proprio dalle osservazioni, in particolare della consigliera Mennuni e della consigliere Zannola, che appunto mi facevano notare come di fatto un'apertura così limitata alla presenza del singolo avrebbe creato una serie di problemi sia logistici ma anche di sbilanciamenti. Quindi io mi sono proprio impegnata per trovare questo nuovo strumento. Che di fatto appunto consiste nel registro dei cittadini, dei singoli cittadini, che appunto serve semplicemente per dare un ordine di priorità, ma lasciatemi dire priorità su degli elementi abbastanza semplici, per costituire appunto una graduatoria dei cittadini limitati che entreranno poi nella consulta cittadina. Lo approfondirò poi in seguito con gli emendamenti. E quindi ecco, fondamentalmente ci tenevo a ringraziare i municipi, ripeto, per queste osservazioni. E a ringraziare veramente anche i consiglieri di opposizione perché mi hanno aiutato ad andare a fondo su alcune questioni anche a livello municipale per l'apertura, diciamo, al voto a tutti i cittadini, indipendentemente, cittadini singoli, parliamo sempre, indipendentemente dal fatto che siano associati a meno. Anche questo è stato un grande cambiamento rispetto alla versione precedente. E quindi insomma ci tenevo a dare merito a questi consiglieri che mi hanno aiutato ad andare più a fondo anche su questo aspetto. Quindi nonostante le numerose modifiche, però ci tengo a dire che la proposta non è stata da me ritirata, in quanto sono state praticamente accolte ed inserite negli emendamenti la gran parte delle osservazioni dei municipi e delle consulte, tranne in alcuni punti, come dicevo prima, imprescindibili. Quindi la proposta è stata ampiamente discussa e l'emendamento è frutto di una mediazione tra diverse proposte che si ritiene appunto sia comunque una buona sintesi, appunto considerando il fatto che quando ci sono posizioni diverse, così come è emerso da queste osservazioni, non è semplice poi trovare la strada. Velocemente rispondo al consigliere Figliomeni, mancano consulte municipali, è vero, sicuramente dobbiamo sollecitare questa Costituzione, di fatto credo che alcune abbiano aspettato poi questa riforma, proprio per dare quel senso di omogeneità di cui parlavamo e tra l'altro ho già anticipato alle consulte ai municipi che io sto predisponendo una bozza per i municipi, una bozza di regolamento, una sorta di prototipo informale chiaramente, chi ne vorrà poi usufruire lo potrà fare, proprio per velocizzare quel processo di adeguamento che giustamente il consigliere Figliomeni mi diceva i tempi sono abbastanza stretti, tra l'altro io gli comunico che li ho anche accorciati, però ci tengo a dire che sì, l'adeguamento ha un termine, ma è anche vero che se non ci si adegua nel termine non succede nulla, cioè non appena la consulta si adegua, non appena viene nominato il nuovo presidente, il presidente di diritto entra nell'assemblea cittadina. Nel frattempo la precedente consulta con il precedente presidente continua ad operare normalmente, quindi di fatto non ci sono impatti nell'aspetto transitorio.
Quindi, per quanto riguarda il Consiglio Figliomeni, non mi pare ci siano stati. Parlava della competenza dell'ufficio dell'Assemblea Capitolina, qui ci tengo a dire che vogliamo dare proprio un imprinting di trasversalità. Appunto, sappiamo che la disabilità non è un tema che riguarda solo le politiche sociali. Questo deve essere chiaro a tutti, deve essere chiaro a tutti che anche riguarda tanti altri temi, la cultura, la scuola, i lavori pubblici, l'urbanistica, la mobilità. L'abbiamo sperimentato nelle tante delibere, nei tanti atti che la nostra amministrazione sta portando avanti, non ultimo il regolamento per il trasporto disabili. Relegare la competenza esclusivamente al Dipartimento Politiche Sociali avrebbe tolto questo imprinting che noi veramente vogliamo dare alla consulta. Abbiamo avuto la disponibilità degli uffici e per questo noi li ringraziamo e ci auguriamo appunto che dei dipendenti volenterosi vorranno mettersi a disposizione di questo progetto e secondo me diciamo ecco molto, molto utile alla consulta poi di fatto. Al consigliere Zannola ecco invece voglio dire che sì, è vero in questa modalità di videoconferenza non era la situazione ideale, semplicemente ripeto, dovevamo portare a termine questa riforma perché il lavoro è stato veramente troppo lungo e quindi mi prendo anche la mia responsabilità nel dire che doveva essere portato a termine prima sicuramente. E quindi ecco, l'importante sono i fatti, diciamo così, sono sicura che le consulte insomma apprezzeranno questo mio sprint finale proprio per cercare di, perché poi tutti i procedimenti che seguono al regolamento sono anche un po' lunghi perché è chiaro dobbiamo monitorare i municipi, la cittadina, verificare le adesioni eccetera, quindi prima si parte, prima si mette in piedi l'organismo, questo è stato l'unico motivo dell'accelerazione, ma di fatto doveva andare in approvazione già a gennaio, quindi c'è stato poi il ritardo relativo, come tutti sapete, alle disposizioni ministeriali. E questo è, non, sì, per il discorso dei singoli chiaramente abbiamo sicuramente delle visioni diverse, però ecco, ricordiamoci che il registro prevede un numero limitato dei singoli e anche con un peso dimezzato, quindi di fatto diciamo. Pensare che questa cosa vada a, lui ha detto addirittura rischia di peggiorare. Adesso pensare che avere un numero limitato di cittadini singoli possa andare addirittura a peggiorare l'impianto di un regolamento di questo tipo mi sembra strano. Poi l'ultimissima cosa voglio dire, sì, anche quando ho sentito la parola consulta. Ho pensato che mi dava l'idea di un qualcosa un po' di così, di arcaico. E quindi forse è vero, il nome può dare quest'idea, però di fatto è il nome, così come non andava bene il nome, diciamo, consulta per le persone handicappate, l'abbiamo comunque trasformato giustamente, come vuole la convenzione, anche in diritti delle persone con disabilità. Quindi di fatto, l'importante è capire qual è il ruolo di questo organismo, come dice lui, valorizzarle, ascoltarle e vi assicuro che tutto quello che io ho messo nel regolamento è teso proprio a raggiungere questo obiettivo. E di fatto è, rispetto ad altri organismi di partecipazione, è quello più vicino all'amministrazione, quindi non possiamo non tener conto di un ruolo, a mio avviso, primario rispetto ad altri organismi e quindi è giusto che deve essere ben regolato e ben incardinato nelle procedure della nostra amministrazione. Diciamo, avrei anche altre cose da dire perché gli spunti sono stati diversi e per questo li ringrazio, però per ora mi fermo qui. Grazie a tutti.